Caro Luca, io apprezzo la tua domanda, perché è inusuale che il sindaco arrivi all'inaugurazione di una piazza che è stata recuperata alla cittadinanza e poi vada via dopo 5 o 10 minuti o un quarto d'ora. Ma in effetti questo fa parte del mio carattere, cioè arrivo in quella postazione. Come tu sai, o penso che tu sappia, o i cittadini catanesi sanno, non vendo mai le cose se prima non vengono fatte. Non ho mai fatto annunci che non si potessero effettivamente verificare e non ho mai inaugurato opere, piazze, strade o altro se prima non sono state realizzate. In quell'occasione avevamo realizzato attraverso i cantieri di lavoro una riqualificazione della piazza che era stata gradita, era stata richiesta dalla municipalità e era gradita ai cittadini. Arrivo in loco, non mi aspettavo applausi perché non mi interessano gli applausi, mi aspettavo che assieme potessimo gioire di questo piccolo passo in avanti in quel quartiere di Catania. Invece ho trovato due cittadini, non i cittadini che mi hanno contestato, due cittadini che in maniera, devo dire, offensiva e in maniera inusuale, in una situazione del genere, hanno verbalmente aggredito il sindaco chiedendo perché non c'era ancora la lampadina o la luce, o perché nel sedile di pietra non era stato messo, non so, il cuscino o qualcosa del genere. Devi riconoscere che il sindaco, che anche la sua, come posso dire, la sua umanità, e si reca lì con assoluta umiltà e con assoluta serenità, senza aver venduto nessun progetto, debba essere aggredito in questo modo, non penso che rientri nei canoni dell'educazione. Ecco, è stata una risposta per far capire a loro, ma anche a chi volesse bene e voglia bene a questa città, che dobbiamo a poco fare passi in avanti, non lamentarci sempre anche quando i risultati si ottengono. Questo è stato il segnale. Non sono abituato a fuggire né per cultura né per temperamento, sono abituato a dire le cose come stanno in faccia. Gliel'ho detto a quei due cittadini che pretendevano altre cose nel momento in cui stavamo facendo invece una bella iniziativa, e questa è la spiegazione. Può non piacerti, può non piacere, può essere considerata in maniera negativa da quanti l'hanno letto con una fuga, ma la realtà è quella che ti ho voluto rappresentare. Mi auguro che ci possa essere un'ulteriore, un'altra occasione in cui io possa venire a San Giorgio a parlare con i cittadini e in quell'occasione a recepire anche le istanze dei cittadini per le cose che non vanno, e sicuramente cose che non vanno ce ne sono. Ma non era quella l'occasione per aggredire verbalmente il sindaco. Grazie per l'attenzione.